Ben ritrovati. Oggi parliamo di donne, o meglio del progetto Donna. Questo progetto è stato riconosciuto con una legge regionale, la legge 22 del 95, che insomma è stata una legge sicuramente innovativa, se pensate che appunto è stata promulgata nel 95. Ebbene, questa legge prevede una serie di misure a sostegno delle donne, le associazioni che lavorano per le donne, che tutelano le donne, che aiutano le donne. E cosa è successo? Che nell'ultimo bilancio la giunta regionale, il governo regionale ha pensato bene di non finanziarla, di non rifinanziarla. Quindi sul capitolo di bilancio riguardante questa legge risulta 0 euro. È una cosa gravissima. Da subito le associazioni che si ritrovano, ci sono oltre 100 associazioni che si ritrovano in questo grande coordinamento denominato Progetto Donna, hanno chiesto aiuto, hanno denunciato la cosa, hanno lanciato l'allarme, ma nulla da fare. Nella regione Calabria non ci sono soldi per queste cose. Beh, sembra un paradosso, soprattutto in un periodo in cui il problema del femminicidio e della violenza sulle donne torna quasi tutti i giorni, quotidianamente, all'attenzione per via dei fatti di cronaca e per via dell'emergere di una situazione di mortificazione, degrado sociale sulle donne. È vero che c'è crisi, ma ci sono tanti altri capitoli, diciamo, meno importanti, vogliamo dire così, che vengono puntualmente finanziate. Il 15 febbraio a Catanzaro c'è stata una grossa manifestazione regionale promossa dal coordinamento Progetto Donna per richiamare l'attenzione. Noi oggi abbiamo due rappresentanti di questo coordinamento che passo subito a presentare: Nadia Gambilongo, che è anche presidente di Medmedia, e Nella Mustacchio, che arriva da Crotone, sempre componente del coordinamento Progetto Donna. Due donne che da anni sono impegnate su questo versante. E allora, com'è possibile che non ci sia un euro per questa legge, questo progetto e le iniziative che ne conseguono? Siamo per questo molto indignate, già da subito, quando lo scorso 9 aprile, adesso siamo quasi ad un anno, la coordinatrice Stasi comunicava con un verbale del coordinamento la decisione che per il 2013 la legge non sarebbe stata finanziata e che sarebbe stata annoverata tra l'altro tra le leggi inutili. Quindi il progetto Donna era una legge che di fatto veniva a Inutile. scemare diciamo nel tempo. Per la verità il progetto Donna, istituito nel 1995, lei lo ricordava poco prima, è una legge molto importante, una legge pioniera, perché è stato il primo progetto Donna istituito in una regione in Italia. Sul modello della nostra legge altre regioni hanno istituito il progetto Donna. L'Emilia-Romagna, ad esempio, ha preso a modello la nostra legge, molto innovativa sia per i contenuti ma anche per le metodologie, perché il fattore straordinario di questo strumento legislativo è che prevede nella redazione della programmazione una metodologia partecipativa, cioè il coordinamento delle associazioni femminili che redigono il programma. Quindi la Quindi programmazione. sanno bene di cosa c'è bisogno, quindi Esatto. non si sprecano risorse, ma si finalizzano progetti mirati alle Mirati. esigenze reali. Esattamente. E questo, diciamo, nel 95 era estremamente Certo. innovativo perché se pensiamo ai piani di zona, che sono una legge del 2000, quindi 5 anni dopo, che prevedono la programmazione partecipata da parte delle associazioni, mentre noi come donne, come coordinamento femminile, già avevamo previsto questa metodologia Ecco, partecipativa. Nella Mustacchio,
Che cosa si prova di fronte veramente all'ottusità, alla miopia poi della politica? Perché non è che voi siete qui a rivendicare, o le associazioni che fanno parte del coordinamento non è che sono lì a rivendicare una prebenda per poter fare la fiera o la sagra. Sì, effettivamente. E cosa si prova? Si prova amarezza, anche perché noi su questo progetto ci abbiamo lavorato molto. E quando dico noi, non parliamo di noi due o delle donne che oggi sono presenti nel coordinamento, ma parlo di 20 anni di lavoro dell'associazionismo femminile. Infatti nel coordinamento ci siamo 4 donne in rappresentanza, lei lo diceva, di 100 associazioni femminili che operano in Calabria. Noi siamo state elette all'interno appunto di un'assemblea di tutte le associazioni, quindi quando parliamo non parliamo per noi ma a nome e per conto di chi rappresentiamo. Né è previsto nel coordinamento donna neanche un gettone di presenza per dire per noi, cioè tutto quello che noi lo facciamo a scopo puramente volontaristico per il, diciamo, perché ci sia una rappresentatività delle donne. Questo lo voglio sottolineare perché potrebbero nascere dei fraintendimenti in chi ci ascolta. Infatti, perché quando si sente coordinamento, si sente magari qualche struttura regionale, pararegionale, si immagina subito quei consigli di amministrazione e le spese inutili di cui ci sentiamo parlare. Qui voi da 20 anni lavorate gratis per un'idea. Quella appunto di aiutare le donne. Le dirò di più per completezza di questo primo giro di domande, che inizialmente nel progetto donna c'erano esclusivamente le rappresentanti delle associazioni, 15 membri eletti dalle associazioni. Successivamente sono entrate nel coordinamento anche le politiche, cioè le rappresentanti dei partiti o dello stesso consiglio regionale. Riducendo vistosamente il numero delle donne provenienti dalle associazioni. Già questa è stata una prima botta, diciamo così, alle associazioni. Certo, va bene così, ma che ora si voglia addirittura cancellare una legge che noi abbiamo così fortemente voluto, che è una legge che le altre regioni, appunto lo diceva bene Nadia, hanno imitato, questo diventa veramente uno schiaffo alle donne. Tra l'altro diciamo che una volta tanto che la Calabria anticipa in positivo il resto d'Italia, e voi lo avete fatto con questa legge, una volta tanto che c'è un protagonismo vero delle donne che tutti invocano, perché tutti parlano di questa partecipazione delle donne, Infatti, per esempio, già la consideriamo una legge inutile da rottamare. Certo, già lo stesso fatto che a presiedere questo coordinamento ci sia la vicepresidente regionale è un fatto di per sé anomalo. Perché? Perché la legge prevede che a presiedere il coordinamento sia una consigliera eletta. Ora, l'unica regione d'Italia che non ha consigliere elette al consiglio regionale è proprio la Calabria, per cui in assenza di un'eletta la giunta regionale ha pensato bene di delegare la presidente Stasi a questo ruolo. Ora, la presidente Stasi ha tante di quelle cose da fare nella qualità di vicepresidente, con una serie di deleghe infinite, che sicuramente per lei il progetto donna potrebbe essere un fatto residuale. La cosa non è che proprio vada benissimo, ma voglio dire, ci sta. Viceversa, qualora ci fosse stata almeno una donna eletta nel Consiglio regionale, intanto credo che non ci troveremmo in queste condizioni. Per esempio, mi viene in mente, visto che 2 donne sono subentrate perché 2 consiglieri sono andati via dal Consiglio regionale e le donne erano le prime dei non eletti, si poteva delegare a una di loro e quindi sollevare la Stasi da questo. Ma questo è un onere per lei, credo che sia. Io fra l'altro conosco la Stasi, ci ho anche parlato così a tu per tu di questa storia. Insomma, per lei è più un peso che non c'ha troppe cose da fare. Però la volontà politica di sostenerla, quella si potrebbe anche avere. Ma poi avrebbe potuto benissimo delegare il coordinamento. Sì, certo. Si sarebbe potuto fare così. All'interno del coordinamento eleggere una presidente.
Ecco, si cambiava la legge in questa direzione in assenza di una donna eletta. Ora che due donne sono subentrate al posto di due consiglieri che sono decaduti, si potrebbe senz'altro da parte della giunta regionale, forse del consiglio in questo caso, indicare una di queste due donne a presidente del progetto. Certo. Nadia, però il problema è che se non è riuscita la vicepresidente, che sicuramente qualche potere ce l'avrà in giunta, a far finanziare, a recuperare delle risorse da destinare a questa legge, la cosa è grave perché diciamo, è anche una questione solo di volontà politica al di là del fare, perché appunto lavora il coordinamento poi. Diciamo che non era necessario un grande impegno, perché la legge istitutiva del progetto donna prevede che la legge abbia un suo capitolo di spesa, quindi non si tratta di andare a trovare fondi su altri capitoli, spostare risorse. Il progetto donna è una legge regionale con un capitolo di spesa che nel 95 era di 800 milioni, che all'epoca diciamo non era una cifra residuale, tant'è certo. Che con quel primo finanziamento sono partiti i primi centri di informazione e supporto alla progettazione per le donne, sono partite le biblioteche delle donne, sono partiti i telefoni rosa, i telefoni rosa. Sì. Considerate la rivoluzione della istituzione dei telefoni rosa e quante persone sono state aiutate, quante donne sono state salvate da questi telefoni rosa, quindi i soldi sono stati ben spesi. Sì, i primi telefoni rosa in Calabria sono nati con i finanziamenti del progetto donna, sono state aiutate tante donne, sono state seguite nell'iter giuridico, sono state sostenute nella fase di denuncia e anche successivamente realizzando anche centri di accoglienza. Tutto questo è stato possibile perché c'era una legge lungimirante che prevedeva tutte queste iniziative. Sono stati finanziati concorsi letterari per giovani scrittrici e noi sappiamo quando la scrittura sia uno strumento potente, importante, no? Anche come diciamo percorso terapeutico laddove si subisce violenza. Quindi tutte iniziative assolutamente, come dire, documentate, documentabili, che hanno lasciato traccia e segno, perché le biblioteche delle donne ancora ci sono, ricordiamo quella di Soverato che ha tanti volumi sui saperi delle donne, lo stesso centro di informazione e supporto alla progettazione che abbiamo realizzato qui a Cosenza, che tante associazioni di donne ha aiutato nella redazione di progetti e per seguire pratiche, per certo, supporto anche alle loro iniziative. Per cercare lavoro, no? Questi progetti finalizzati alla creazione di opportunità di lavoro per le donne. Sì, questo è anche perché la legge prevede quattro settori di intervento, ecco. Quindi uno di questi è proprio il lavoro, l'informazione, quindi la cultura, cioè tutti i servizi dove poi sono rientrati i telefoni rosa, supporto diciamo, alla lotta alla violenza. Tutte queste iniziative sono state sostenute nel tempo, però quello che diciamo, noi abbiamo verificato nell'arco di questi 20 anni, no? Che non sono trascorsi inutilmente, è che via via però diciamo, il capitolo di spesa è andato assottigliandosi, però non era mai accaduto che una giunta regionale decidesse di finanziare questo capitolo di spesa con 0 euro. Questo diciamo, è un fatto assolutamente nuovo e inaudito. Vorrei dire anche sì, che voi avete subito, e le faccio vedere qua, c'è un rotolone, avete già avviato una raccolta di firme, ecco, lo faccio vedere, insomma qui c'è un bel rotolo con 1500. Quante firme? 1500 firme, proprio per chiedere alla regione di rivedere questa decisione di finanziare, perché qua si tratta anche di non mandare in fumo, non buttare alle ortiche il lavoro di 20 anni, ma anche le speranze di tante donne. C'è da dire ancora che noi avevamo già preparato all'interno del coordinamento la programmazione da qui alla fine di questa consiliatura. Quindi ci siamo viste improvvisamente, dopo averci tanto lavorato a fare questo programma,
ci siamo visti tagliare questi fondi. Questo è stato ancora più grave, perché la programmazione è stato tutto un lavoro inutile. Lei pensi che ognuna di noi arrivava a Catanzaro presso la vicepresidenza da varie città e paesi della Calabria, si lavorava, per ora sentirci dire appunto che non c'è niente. E si parla in questi giorni, lei lo diceva all'inizio del suo intervento, di femminicidio, per esempio. Allora, su questo tema del femminicidio, della violenza sulle donne, della legge contro la violenza, eccetera, beh, questo era uno dei temi che noi avevamo preso in considerazione, così come volevamo allargare di più il tema dell'informazione. Nadia prima diceva che uno dei progetti realizzati con i fondi negli anni passati era, uno dei progetti era quello relativo al come si prepara un progetto per poter accedere a dei finanziamenti. Perché in Calabria accade che ci sono finanziamenti, per esempio europei, e che questi finanziamenti tornano indietro in assenza di progetti. Infatti, anche perché poi... Anche questo è un grande tema. Presentare dei progetti non è cosa semplicissima. No. Men che meno per una donna che non ha alle spalle una struttura familiare o comunque professionale. Quindi, se una donna o un gruppo di donne vogliono presentare un progetto a livello europeo e creare delle opportunità di lavoro, hanno bisogno di consulenza. Certo. Ma sappiamo bene quanto costano queste consulenze. Invece, con il progetto, esatto, donna, avere un tutoraggio, ecco, è utile, c'era, è utile per le donne, ma è utile anche per gli uomini, perché se i fondi sono tornati indietro, certo, non solo perché le donne se non crea sanno lavoro, fare progetti, ma neanche tutti gli uomini. Quindi un'attività di tutoraggio sarebbe quanto mai necessaria nel nostro paese. Ancora c'è il grande tema dell'educazione alla legalità, lotta contro la mafia, per esempio, no? Detta così sono parole, e spesso restano solo parole, ma se invece ci si riunisce per pensare ad azioni positive, per inculcare per esempio nei giovani, nelle scuole, comportamenti virtuosi che tendano ad un miglioramento generale della società, quindi non ad un avanzamento delle sole donne, perché una cosa dovrebbe essere ormai chiara per tutti: le lotte che le donne fanno non le fanno solamente per sé, ma le fanno per tutti. Certo, anche perché le donne poi sono madri, certo, degli uomini, sorelle, e hanno un ruolo educativo importante. Quindi hanno un ruolo educativo importantissimo, e in questa educazione noi spesso, forse con anche dei luoghi comuni, ci limitiamo a parlare di donne, cambiare la cultura, la mentalità delle donne, devono reagire e quant'altro, invece forse un'operazione culturale va fatta soprattutto sugli uomini. Assolutamente, Poi la causa di tanti problemi, sia a livello di discriminazioni sul posto di lavoro, sia nell'accesso alle professioni. Ma pensiamo poi a tutta la partita della violenza sulle donne, maltrattamenti in famiglia. Avevamo pensato infatti un percorso formativo di educazione alla differenza, educazione sentimentale nelle scuole, perché c'è una recrudescenza del fenomeno della violenza, del bullismo nelle scuole. La cronaca ci riporta fatti tremendi, perché è ritornato nel tempo, questo andrebbe analizzato in profondità, questo fenomeno, come se a fronte di una maggiore emancipazione delle donne, delle bambine, delle ragazze che ormai vanno tutte a scuola, hanno una maggiore libertà, è come se ci fosse una sovraesposizione. Per cui a fronte di questo è necessario nelle scuole avviare percorsi formativi di convivenza tra i generi, di educazione sentimentale, che sicuramente fa un'azione di prevenzione nei confronti della violenza. Ma tutto questo attualmente nelle scuole viene fatto in maniera sporadica, in maniera così estemporanea, certo, mentre andrebbe proprio pianificato un'azione educativa in questo senso. E il progetto Donna prevede questo intervento. Anche perché è una rete molto ampia, 100 associazioni femminili in Calabria, secondo me, più di 100, è una forza
Incredibile, anche perché sappiamo che non è facile. Sì, si possono anche costituire le associazioni, ma poi portarle avanti, mandarle avanti con sacrifici, senza Parliamo risorse. Di associazioni storiche, non associazioni nate diciamo all'ultimo minuto per presentare un progetto. Sono tutte associazioni che hanno una loro storia sul territorio, quindi associazioni importanti già nate da più di 20 anni. E che vengono... Le associazioni attualmente presenti in Calabria sono più di 100. Parliamo di associazioni grosse come per esempio la FIDAPA, alla quale io sono iscritta. Però intanto dal passato bando per l'iscrizione all'albo delle associazioni ad oggi sono nate altre associazioni. E noi avevamo fra l'altro preparato un bando per tutte quelle associazioni che chiedessero appunto di iscriversi all'albo, perché senza l'iscrizione poi è anche impossibile l'accesso a questi finanziamenti, qualora ci fossero stati e qualora appunto queste associazioni avessero presentato dei progetti. Però nel discorso di Nadia è detto un po' fra le righe, ma lo voglio esplicitare meglio, il fatto che a volte le associazioni nascono funzionalmente alla richiesta di fondi. Ecco, questo è un fenomeno da evitare, anche perché spesso poi dietro tutto questo si può nascondere qualcos'altro. È vero però che nella nostra regione esistono tantissime associazioni estremamente credibili, estremamente serie, che hanno bisogno, di lavorare, vogliono lavorare, vogliono dare il loro contributo. Ma questo non è anche il fatto di avere questa opportunità del progetto donna, di una legge, quindi di aver formalizzato componenti, obiettivi, risultati e quant'altro, era anche una garanzia per la regione di mirare i finanziamenti, perché molte associazioni nascono per ottenere il finanziamento, durano lo spazio di una stagione elettorale e quant'altro, scusate la franchezza, ma è così. C'era un controllo. E in questo modo invece c'è un controllo, c'è una garanzia anche questa funzione. E c'è una certezza. Perché ancora esiste sulla carta. Ha anche questa funzione. Quindi ha la funzione di programmare in base alle quattro direttrici che ricordava Nadia, ha la funzione di controllare poi a che i finanziamenti vengano distribuiti secondo delle norme abbastanza puntuali, tra cui non ultima l'iscrizione all'albo. Quindi diciamo c'erano appunto tutta una serie di garanzie. Il rischio adesso qual è? Che si aggiri l'ostacolo chiedendo finanziamenti in maniera clientelare, cosa che non è che il progetto donna evitasse che attraverso altri canali fossero distribuiti un canale parallelo, finanziamenti clientelari. Però quantomeno la presenza del progetto donna era una garanzia per chi, avendo scritto un buon progetto, volesse realizzarlo veramente. Certo, garanzia e certificazione. Certo. Una buona pratica. Ecco. È una buona pratica. È una buona pratica. Quella che nel linguaggio delle donne oggi si chiama una buona pratica. Riconosciuto tra l'altro dal Forumpa, il forum della pubblica amministrazione, riconobbe qualche anno fa nel nostro servizio realizzato a Cosenza di centro di informazione e supporto alla progettazione una buona pratica, tant'è che è stato inserito nella banca dati dei buoni esempi del Formez e nel Forumpa. Siamo state citate come un'organizzazione che, a fronte di una legge regionale qualitativamente diciamo rilevante, ha applicato la legge realizzando un servizio sul territorio di qualità. Torniamo sempre lì, quando finalmente siamo avanti in qualcosa, facciamo qualcosa di buono, puntualmente poi lo... Ma noi non ci arrendiamo perché... Ecco, voi sabato siete state a Catanzaro, grande partecipazione da tutta la Calabria.
sì. Da tutta la Calabria. L'aspetto, diciamo, rilevante di questa iniziativa è che è stata sentita dalle tante associazioni del territorio e anche le partecipanti erano tutte figure importanti e storiche dell'associazionismo femminile e che hanno concorso a costruire questo percorso. Abbiamo salutato con grande affetto Simona Dalla Chiesa, il cui nome Progetto Donna viene proprio da una sua proposta sperimentale nell'85. La stessa consigliera Rosa Tavella, che è stata la consigliera che ha presentato fisicamente il progetto nel Consiglio regionale. Che ha fatto tante battaglie. Che ha fatto tante battaglie per le donne. Regionale, quindi erano non solo, diciamo, c'era una presenza rilevante dal punto di vista numerico, ma anche dal punto di vista delle presenze assai significative. Le partecipanti... Sì, Nadia, subito dopo la pubblicità faremo vedere questo e poi faremo vedere anche la foto di chi sta firmando la petizione, di chi vi sostiene. Ci mettiamo la faccia, infatti. Sono tante le persone che hanno deciso di metterci la faccia. Speriamo ce la mettano anche a livello regionale. La faccia e i soldi. Linea alla regia. Rieccoci insieme a Nadia Gambilongo e a Nella Mustacchio del coordinamento Progetto Donna, perché come abbiamo spiegato, credo, in maniera molto chiara, c'è molta indignazione perché la Giunta regionale non ha inteso finanziare neanche con un euro questa legge. Legge 22 del 95, quindi una legge storica, possiamo dire, sia per l'età, sia perché nel 95 per la prima volta in Italia si affrontava con una legge regionale la problematica dell'assistenza alle donne, del supporto alle donne, ma più che supporto alle donne io direi supporto ai cittadini, alla società, perché poi le problematiche delle donne sono causa e conseguenza di quello che non va nella società. Ebbene, c'è stata una iniziativa il 15 febbraio a Catanzaro, da tutta la regione sono arrivate tante donne perché il coordinamento prevede oltre 100 associazioni femminili in tutta la Calabria. Siete state ricevute a Catanzaro perché la manifestazione, Nadia ci diceva prima, c'erano anche delle presenze, diciamo, di spessore che hanno fatto la storia della... Sì. Coordinamento, che hanno voluto e sostenuto questa legge, ma siete stati ricevuti, avete avuto qualche riscontro dai palazzi o dal palazzo, Nadia? No, abbiamo trovato Palazzo Alemanni completamente chiuso, col portone sbarrato, nonostante i nostri flash mob allegri e variopinti, ciascuno di noi portava un cartello, una sciarpa rossa, ogni cartello aveva al suo interno un articolo, ecco, importante della legge, di camera. Per cui simbolicamente ciascuna di noi portava al collo questo cartello richiamando gli articoli, per esempio l'articolo 1, la Regione Calabria riconosce valore e dà visibilità al pensiero e alle attività delle donne calabresi e per istituisce il progetto Donna con sede presso la presidenza della Giunta regionale. Quindi la sede della Giunta regionale è la Casa delle Donne, perché in quel luogo viene proprio istituito e si dà vita al progetto Donna attraverso anche un ufficio di supporto. E invece sabato era chiuso e quando abbiamo
bussato al portone, c'era soltanto un custode che ci ha spiegato che non era abilitato a riceverci. Non c'era nessuno. E però la nostra voce di rilancio del progetto Donna, di rifinanziamento, le nostre richieste sono riecheggiate nella sede della Giunta, su Corso Mazzini, Piazza Matteotti. E la nostra idea è quella che questi cartelli che abbiamo portato spasso per la città, adesso li faremo, come dire, riemergere nuovamente attraverso le nostre finestre, i nostri balconi, attraverso le vetrine dei negozi. Quindi che le vorranno... città calabresi sì. saranno invase da questi cartelli con sì. gli articoli della legge. Noi chiediamo alle cittadine e ai cittadini di accogliere appunto il progetto Donna, perché attraverso questa battaglia simbolica in realtà noi, come dire, che cosa facciamo? Affermiamo che la democrazia deve essere paritaria, perché se la democrazia non è paritaria non è democrazia. E quindi non solo, bisogna rispettare le leggi, il rispetto delle regole, delle normative, certo. no? è alla base di un principio di legalità. È anche, come dire, una speranza, una fiaccola che noi lanciamo alle giovani generazioni per far sì che diciamo il principio venga rispettato. È chiaro, perché sennò che messaggio si manda ai giovani a cui tutti ci rivolgiamo per il rispetto degli altri, della legalità? Che messaggio mandiamo se poi le istituzioni sono le prime a disattendere le promesse, a girarsi dall'altra parte? Ma io dico che la prima lettura che si può fare è quella di una distrazione, ecco, di una distrazione di chi ci governa a livello regionale rispetto a dei temi come questi dal profondo significato etico. Ora, mentre Nadia rileggeva, noi lo sappiamo a memoria, però ogni volta risentirlo, il primo articolo di questa legge, ci rendiamo conto, anche chi non conosce affatto questa legge, si rende conto della tensione etica che c'è dietro quelle parole. Allora, in un mondo in cui l'eticità sembra ormai qualcosa di inutile, riparlare di eticità credo che sia fondamentale. È fondamentale, lei diceva, per i cittadini, per i giovani. È fondamentale capire che ci sono persone, associazioni, gruppi che si muovono non per il proprio tornaconto, ma si muovono per un benessere collettivo. Ci sono persone che credono veramente nella democrazia partecipata, perché sennò la parola democrazia diventa una parola vuota di qualsiasi significato. Se ci aggiungiamo accanto all'aggettivo partecipata, noi rendiamo la parola democrazia qualcosa di molto più ampio, di più coinvolgente, dell'universo femminile e quindi anche di tutti gli altri. Quindi, come dire, cancellare o comunque non applicare, non rendere applicabile, applicativa una legge come questa, noi riteniamo che sia un vero e proprio femminicidio. Ecco, a noi piace usare questa parola femminicidio non solo quando la violenza si abbatte sul corpo delle donne, certo questo è il suo significato primario e concreto, ma il significato simbolico della parola femminicidio è quello di mortificare qualsiasi certo. cosa abbia in qualche modo a che fare con le donne. Con il riscatto delle donne, con il dare sicurezza alle donne, pensate alle donne che vivono in Calabria, che è già una regione difficilissima per le carenze strutturali, infrastrutturali, per la crisi economica devastante, per la subcultura mafiosa che l'attraversa, e le donne sono chiamate ad un impegno sicuramente maggiore per mandare avanti le famiglie, per educare i figli, vedersi poi considerate in questo modo, cioè non degne di un minimo di risorse per poter portare avanti questi progetti, è veramente una sconfitta. E la cosa grave credo che sia non solo il fatto di non aver rifinanziato la legge, ma anche l'aver considerata una di quelle leggi inutili che deve andare a scemare, che praticamente saranno cancellate. Questo è un ulteriore femminicidio. Sì, sì, sì. E si è cavata fuori questa parola, ora tanto di moda, questa espressione, spending review,
per cui revisione di spesa, diciamolo in italiano, è come se in una famiglia quando si va a rivedere le spese, non so, si tagliasse l'acqua, si tagliasse l'ossigeno, si tagliano altre cose, ci sono tantissime cose inutili, la regione Calabria, ma anche altrove, che potrebbero essere tagliate senza che manco nessuno se ne accorgerebbe. E poi invece una cosa come questa, che tutto sommato costa spiccioli rispetto a quello che è il bilancio regionale, perché si era parlato di un finanziamento di 200.000 euro e neanche. Addirittura? Sì, di questo stiamo parlando, perché appunto poi tutto è ad opera delle donne che fanno volontariato, sì, delle associazioni. Si fonda, cioè, soprattutto sul volontariato, esatto, questo è per le spese, esatto, vive. Oh, stiamo parlando di una spesa che a fronte dei miliardi di bilancio della regione Calabria diventa uno spiccioli, insomma. Infatti. Nadia, tu ci sei dal 1995, diciamo, sì, in ancora, questo... ancora prima perché... Hai lavorato prima perché venisse, sì, approvata, sì, la legge. Sì. Ecco, che cosa è successo in questa Calabria, in questi 20 anni, anche grazie a questo progetto Donna? Ma intanto, diciamo, siamo riuscite a far approvare questa legge perché esisteva un coordinamento di associazioni femminili molto forte, molto dialogante. Cioè, era appunto, un lavoro... A monte della legge c'è tutto un dibattito all'interno delle associazioni femminili e tra di loro, che ha portato assieme all'intervento delle politiche, nel caso in specie la Rosa Tavella, prima ancora la Simona della Chiesa, ha portato poi alla legge. Nadia è stata protagonista. Poi tra l'altro far dialogare le associazioni, sì, le donne, sappiamo, certo, quanto è difficile, no? Certo. Perché poi ognuno si chiude nel proprio Era un lavoro di rete in cui ciascuna di noi valorizzava il sapere dell'altra, quindi la complementarietà. Quindi il percorso, il sapere che ciascuna di noi era portatrice, in quella rete siamo riuscite a far emergere questa esperienza, questo valore, che poi lo troviamo scritto nella legge, per cui l'articolo 1, ma l'articolo 2, ecco, per esempio, e compiti. Il progetto Donna si pone come espressione della soggettività politica delle donne calabresi, ne sostiene i diritti, ne evidenzia i bisogni, ne promuove i percorsi di libertà. Quindi parliamo di un sapere molto evoluto, molto avanti, molto avanti. E attraverso questa, diciamo, questa esperienza legislativa, dicevamo prima, siamo riuscite a realizzare, a dare gambe a tanti progetti, a tante attività. Io lo voglio ricordare, forse per far capire bene a chi ci ascolta, il telefono rosa, così si capisce subito la valenza, ma certo, anche tutti gli altri progetti, le biblioteche, ecco, questa biblioteca di Soverato, sì, è diventato un punto di riferimento, insomma, assolutamente, assolutamente. Per, non solo per Soverato, ma per tutta la provincia, il territorio, ma anche per tutta la, sì, ma anche la Calabria, all'Università della Calabria, abbiamo messo su una biblioteca delle donne, i percorsi formativi, i concorsi letterari, che ci sia pure. Assolutamente, quindi, il telefono rosa è stato gestito dal centro, quindi tutte attività assolutamente meritorie che hanno dato dei riscontri e che a fronte di un bilancio tutto sommato esiguo, lo ricordava prima Nella, anche l'ultimo previsionale era esiguo, ma perché le donne sono riuscite a fare tanto con così poco denaro? Perché c'era alla base un lavoro volontario, no? Noi tutti i viaggi che abbiamo fatto a Catanzaro in condizioni climatiche estreme le abbiamo fatte tutte a nostre spese, quindi mentre le commissioni regionali, qualsiasi commissione regionale, anche quella mi pare caccia e pesca, hanno un gettone di presenza, per non parlare di altre, hanno un gettone di presenza, noi non ce l'avevamo, non avevamo neanche il rimborso spese. Però credevamo così tanto nel valore, nel messaggio di questa legge, che abbiamo messo a frutto i nostri saperi, le nostre energie per realizzare le cose. Ecco, quindi, e quanto è servito anche a superare quest'idea del campanile che purtroppo permane, si riaffiora spesso
in Calabria. Ecco, invece, quanto con questo progetto le cinque province calabresi si sono ritrovate in un unicum, in una sola senso di identità e di appartenenza. Ma vorrei solo un passaggio, sì, magari spiegherai anche come è nata questa programmazione, la fatica che abbiamo fatto di mediazione per far sì, sì, che tutto stesse, sì, dentro. Ma io voglio ricordare un anno in cui decidemmo che il tema della lotta alla violenza sulle donne doveva essere il tema prioritario, per cui tutte le altre associazioni si sono sacrificate e soltanto le associazioni che avevano nello statuto questo obiettivo sono state finanziate. Quindi c'era anche questo senso di responsabilità, cioè, per cui quell'anno generosità. Le altre associazioni, come dire, hanno fatto un passo indietro. L'anno successivo invece abbiamo deciso che il tema dell'informazione e del supporto della progettazione era prioritario, perché altrimenti arrivavano in regione progetti che non potevano definirsi tali. Nonostante magari c'era la buona idea, però certo, la redazione del progetto non era corretta e quindi abbiamo lavorato insegnando alle donne a redigere un progetto secondo delle normative, facendo riferimento anche a bandi europei. E tutto questo lavoro, tutte queste buone pratiche, dicevamo prima, noi non abbiamo mai smesso di credere che avessero un valore importante. Per questo un valore sociale, non di genere, un valore sociale. Sì, assolutamente, perché se noi promuoviamo la democrazia paritaria, facciamo un favore anche agli uomini, perché senza, come dire, la messa a valore dei nostri saperi la democrazia non è realizzata. Quindi da questo punto di vista, e credo che questo passaggio sia avvenuto, perché tra le 1500 firme che abbiamo raccolto, molte firme e anche, ecco, molte facce sono di maschi. Possiamo vedere anche la foto bellissima. Queste sono le firme, firme, anche le foto per la petizione, sì, di chi ci ha messo la faccia su questa. Sì, sono tanti battaglia. Uomini che hanno, ecco, messo la faccia. Queste facce che voi vedete dentro il cartello. Dovremmo avere, rilanciamo il progetto, sì, il progetto donna. Sono tantissime le persone che stanno supportando e che si possono vedere nella... La difficoltà di far dialogare territori diversi, perché è vero, siamo in Calabria, siamo una delle ultime regioni in Europa, però neanche in Calabria c'è sintonia, c'è solidarietà, spesso c'è anche comprensione tra un territorio e l'altro. Invece voi con questa rete abbracciato esperienze diverse, situazioni diverse, perché immagino che le esigenze di Cosenza magari erano diverse da quelle di Reggio, di Crotone. Allora, per quanto mi riguarda, io sono entrata a far parte del coordinamento solamente nel 2011, quindi diciamo ho vissuto esclusivamente questo periodo di forte degrado del coordinamento, però ovviamente essendo impegnata nell'associazione ma anche in politica conosco bene l'iter, conosco il lavoro fatto e soprattutto conosco le persone. Conosco molto bene Nadia e tantissime altre che ci hanno lavorato e hanno prodotto le cose che diceva Nadia e anche tantissime altre. E dico a proposito, ecco, il campanile, tu partivi dall'idea di campanile, di come far convivere le culture di campanile in un coordinamento che deve fare sintesi e deve fare anche delle scelte. No, deve privilegiare a volte qualcuno piuttosto, certo, che altro. Beh, io credo che tra persone civili e democratiche la sintesi si riesca sempre a trovarla. Ho sentito qualche mugugno, devo dire, ecco, ad onor del vero, ultimamente, per esempio, una persona anche impegnata a Crotone ha detto: beh, cosa ha fatto il progetto Donna per Crotone? Ecco. Ma quando si sente fare battute di questo tipo significa che l'interlocutore ha capito poco di che cosa sia il progetto. Io ritengo che se si cresce assoverato in qualche modo attraverso la biblioteca, in qualche modo quella crescita si riverbera anche su Crotone. Se a Catanzaro abbiamo una università, in qualche modo la presenza dell'Università di Cosenza e ciò che produce di buono
si riverbera anche, non so, su Rossano. Indubbiamente. Però quello, è vero, c'è questa logica. Quello che a te sembra, anche a me, perfino però... banale, non tutti lo capiscono, no? Io così voglio raccontare un'esperienza che... velocissima, perché siamo in chiusura. Ah, è di un altro ambito, a proposito del mandare una nostra opera d'arte crotonese, la Corona di Era, in un museo all'estero addirittura per un breve, come dire, un breve soggiorno. E mi ricordo in consiglio comunale che qualcuno, sicuramente non un'aquila, disse: ma questa è nostra e ce la teniamo noi. La cultura è di tutti, infatti. E anche i beni culturali sono di tutti. Se il progetto Donna fa cultura, questa cultura in un modo o nell'altro viene veicolata e arriva a tutti. Ed è questo il messaggio che noi vogliamo rilanciare. Chiunque può firmare la petizione e sostenere il progetto Donna. Anche online. Anche online. Sì. Velocemente vogliamo dire... www.medmedia.it, sul sito si può trovare la petizione online e firmare, oppure contattarci, certo. Anche in redazione magari. Anche in redazione, chiunque vuole più informazioni può contattarci, sicuramente noi sosteniamo e ci mettiamo la faccia, sosteniamo Progetto Donna e speriamo soprattutto che alla regione ci ripensino. Grazie a Nadia Gambilongo e grazie a Nella Mustacchio del coordinamento Progetto Donna. Grazie, grazie a voi per essere stati con noi. Arrivederci.